In questo video vedrete i migliori speedcubers in Italia sfidarsi per ottenere il titolo di campione italiano di cubo di Rubik. E poi ci sono io, esatto, ci proverò anche io. E cosa ci vuole per diventare campioni italiani di cubo di Rubik? Beh, oggi lo scopriremo perché sono ai campionati italiani di cubo di Rubik, nonché la gara più grande mai fatta in Italia con quasi 300 partecipanti, tra cui io. Buongiorno. E non vedere al mattino. Bro. Siamo a Treviglio, in provincia di Bergamo. Come vedete da questa fantastica vista fuori dalla finestra, le gare iniziano tra poco, ma prima è il momento di fare colazione. Qua ci sono anche i croissant. Pazzesco, è gigantesco. Guardate quante sedie, quanti tavoli. Il posto è veramente gigante. Questo è il primo di tre lunghi giorni di gare e oggi dovrò gareggiare con il cubo 7x7, 6x6 e 5x5. Vediamo come va, l'obiettivo principale è arrivare in finale. Vediamo! Questa è la welcome bag che danno a tutti gli iscritti, vediamo cosa c'è dentro. Wow! Questo è un dépliant fantastico. Questo è il dépliant? Yeah. Oh my god! Wow, una maglietta che non mi metterò mai. E poi... una biro, tanto non scrivo, la userò per fare gli autografi. E poi un bellissimo braccialetto di Cubing Italy. Wow, incredibile. Devo ancora mostrarvi un sacco di cose di questa gara, ma prima devo gareggiare con il 7x7 perché sono già in ritardo. Obiettivo, arrivare in finale e battere Delfin. Vediamo come va. Sono prontissima per la prima gara di questi campionati italiani, che è il cubo 7x7. E invece non ero prontissima perché avevo le mani che mi tremavano tantissimo. L'ansia dei campionati italiani iniziava veramente a farsi sentire. Del resto stavo cercando di diventare campionessa italiana, no? La prima è decente, quindi le prossime due speriamo ancora meglio. Ma considerando che per arrivare in finale servirebbe una media di 4 minuti e 4 secondi, direi che non sono per niente sulla buona strada per diventare campionessa italiana. Nel frattempo Delfin mi stava pure battendo con un tempo di 3 minuti e 55 in tutta tranquillità. Incredibile ma vero, Delfin mi ha battuta, cioè io ho l'ansia, mi tremano le mani, lei invece tranquilla e entrambe fuori di poco dalla finale. Però tu potevi esserci, sei proprio fuori di pochissimo. Brutto. Dato che a questa gara ci sono i migliori in Italia nel risolvere i cubi, ho deciso di proporgli la mia sfida, ovvero questo è un cubo speciale. Solo quando è risolto si sblocca un compartimento segreto. Ci metterò dentro un cioccolatino. Chi riuscirà a risolvere questo cubo in meno di 10 secondi vincerà il premio all'interno. Vediamo in quanti ce la fanno. Eppure, nonostante questi campionati italiani ci siano ben 50 persone iscritte con una media ufficiale inferiore ai 10 secondi, questa sfida si è rivelata ben più difficile del previsto. No. Vai, questo cubo. Troppo difficile questa sfida. È difficile girare questo cubo. 3, 2, 1, via. Qualcuno però ci è arrivato veramente, veramente vicino. Ma lui è veloce però. No! Ce l'avevo quasi! Puoi prenderlo comunque, sei stato veloce. Vai, se riesci a prenderlo fuori, perché anche questa è una sfida molto difficile. Vai, ok, ce la passa. È arrivato il momento più importante della giornata, infatti Francesca ci porta al sushi. La pausa pranzo. Quello che però Francesca non sapeva è che avevo preparato una sfida anche per lei a sua insaputa. Ok, 3, 2, 1, via! Infatti dovete sapere che Francesca non è venuta per partecipare ai campionati italiani, ma soltanto in qualità di autista e migliore amica barra cheerleader. Per questo ho deciso di metterla alla prova, per vedere se si ricorda come si risolve un cubo dopo anni che non ci prova più. Questa è la sfida, se riuscirà a risolvere il cubo in meno di 2 minuti le offrirò tutto il pranzo al sushi. Vediamo se ci riesce. Oh, si ricorda tutto! Incredibile. Ovviamente non può mancare la pausa caffè, ho bisogno di caffè per andare bene alle gare, quindi caffè obbligatorio.
Bello gareggiare in Italia. È arrivato il momento di gareggiare con il cubo 6x6, ovviamente sempre di corsa, sempre in ritardo, non mi sono riscaldata per niente, ho le mani fredde, sto tremando. Vabbè, sono tutte scuse perché tanto sono scarsa io, però speriamo vada bene. Sto tremando, quindi sicuramente vado male, però una speranza c'è e sono carica, però sto tremando. E non erano le premesse migliori per arrivare in finale e diventare campionessa italiana. Infatti sono stata lenta, troppo lenta. Tanto lenta che anche il giudice ad un certo punto si è iniziato a domandare quanto tempo fosse passato. Ho sbagliato tantissimo la prima risoluzione. In questo tipo di gare non c'è spazio per errore, perché tre risoluzioni che farò faranno tutte e tre media fra di loro per darmi un posto in classifica. Quindi il mio posto in finale è giocato, cioè è andato. A questo punto non mi rimaneva che finire le due risoluzioni rimanenti, che fortunatamente sono andate un pochino meglio. Sono molto triste perché nel cubo 6x6 sono andata male. Pensate che speravo di arrivare in finale, in realtà non ci sono arrivata. La prima risoluzione è stata veramente un disastro, un fallimento terribile. Però vabbè, può capitare di fallire. È solo la seconda gara di oggi e adesso avrò il 5x5 e speriamo che vada un po' meglio. Tra pochissimo sarà il mio turno di gareggiare, ma prima di gareggiare devo capire dove devo gareggiare. Infatti ci sono tantissime postazioni e ci sono anche diversi colori per aiutarti a capire dove devi gareggiare. Infatti qua c'è la blu, abbiamo anche la rossa e per finire ci sono anche i verdi, quindi ora devo capire dove devo gareggiare io. E dopo aver scoperto di dover effettivamente gareggiare nella sezione blu, ho scoperto un oggetto magico che aiuta ad andare bene alle gare grazie al mio amico Vittorio. Questa è la cosa più importante alle gare, servono per scaldare le mani, sono utilissimi per gareggiare. Io non ce li ho, ma la prossima gara li comprerò perché sono stra utili. E con le mani caldissime posso finalmente dare il massimo in uno dei miei cubi preferiti, il cubo 5x5. L'obiettivo è arrivare in finale, ovvero tra i primi 20 su quasi 100 partecipanti. Incredibile ma vero, una gioia, il 5x5 è andato bene, sono arrivata 17esima, voi direte 17esima fa schifo, sì fa schifo, però sono passata in finale, quindi per me è molto buono, che sarà l'ultimo giorno, quindi dovete aspettare la fine del video per vedere come va la finale. Obiettivo raggiunto, sono in una finale dei campionati italiani. A questo punto, dato che le mie gare per la giornata erano già finite, ho deciso di cercare qualcuno che potesse completare con successo la sfida più difficile di tutte. Più difficile del previsto. Risolvere in meno di 10 secondi il cubo con la sorpresa. Troppo difficile. Comunque, se vi state chiedendo perché è così difficile raggiungere questa sfida quando il record italiano è di 6 secondi, anzi 5, anzi 4 secondi, è perché questo cubo è molto più difficile da girare, essendo più grande ed essendo un cubo non fatto appunto per lo speed cubing. E dato che nessuno finora c'era riuscito, ho deciso di sfidare i più forti e veloci partecipanti a questa gara. Qualcuno ci è arrivato veramente veramente vicinissimo. Ho fallito. Puoi prendere il premio. Ah, posso? Vai. Ce l'ho preso. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma solo alla fine sono riuscita a trovare qualcuno che veramente ci è riuscito. Oh, ci sta. Ok. Ci provo, ci provo. 3, 2, 1, vai. Non vale così. La giornata si è conclusa con una serie di finali, tra cui Square One, Megamix, 7x7, dove ovviamente io non sono passata per pochissimo, almeno così dico, ma in realtà non è vero, non sono passata per un sacco. E Multiblind, ovvero la risoluzione di più cubi possibili da bendati in un'ora. Noi siamo a Torino e vorremmo riposarci perché abbiamo fatto il cubo tutto il giorno, ma ci sono solo persone che continuano a fare il cubo. Incredibile. Buongiorno, sono le 9 del mattino del secondo giorno di gare e io fra pochissimo avrò la gara più importante, che è il cubo 3x3, primo round. Ho le mani congelate, quindi non è un buon segno. Spero di avere il tempo di riscaldarmi, anche se la gara è veramente fra pochissimo, quindi non buono. Però è solo il primo round, quindi va bene tutto. Eccomi finalmente alla gara. Guarda che figata! Sono io!
Ora l'obiettivo è riscaldarmi in tempo perché sarò la prima di tutti a gareggiare. E per riscaldarmi non intendo riscaldarmi con il cubo, ma fisicamente riscaldarmi, perché sto veramente congelando. A parte il fatto che sto ancora cercando di riscaldarmi, il dilemma quest'oggi è quale cubo usare, perché ho recentemente comprato due cubi nuovi. Non so se azzardare e usare i cubi nuovi alla gara oppure continuare ad usare i cubi vecchi. Dato che la gara non è ancora iniziata, sto provando i cubi sulla postazione da gara per vedere qual è il migliore per gareggiare. È arrivato il momento, sto per gareggiare, dietro di me ci sono tutti gli altri partecipanti e alla fine ho deciso di usare il mio cubo che usavo ancora prima in gara e non quello nuovo. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. A questo punto ero prontissima per gareggiare, cioè in realtà avevo un'ansia incredibile e mi tremavano tantissimo le mani. Del resto avevo un obiettivo da raggiungere, diventare campionessa italiana. Ma nella mia testa c'era solo un pensiero: avrò scelto il cubo giusto? Forse no, dato che mi sono bloccata di continuo, o forse sono semplicemente scarsa. Eppure ho cercato di salvare la media e ci sono più o meno riuscita, dato che nella quarta e nella quinta risoluzione sono andata decisamente meglio. Infatti ho concluso con una media di 11.14 secondi che mi ha classificato, oh my God, precisamente rullo di tamburi, 43esima. Ebbene sì. Non ci posso credere. Non importa che abbia fatto tipo ormai 50 gare, ma ogni volta che gareggio ho veramente tantissima ansia e devo dire che ogni volta che gareggio faccio tempi molto più alti di quando mi alleno, penso che sia così per quasi tutti, però mi accontento perché è solo il primo turno, speriamo bene per il prossimo turno. Guardate che figata, c'è una cartina dell'Italia e possiamo mettere la puntina da dove proveniamo, c'è già un sacco di gente che ha messo la sua provenienza, ora metterò la mia. Ovviamente rossa perché mi piace il rosso, più o meno, non sono sicura di dove sia, però più o meno qua, ok. Sono qua e c'è anche il mio assistente qua dietro che mi tiene. E dopo aver lasciato il mio segno sulla cartina geografica, dovevo tornare a concentrarmi sul mio obiettivo principale: diventare campionessa italiana. Infatti dovevo gareggiare con il mio cubo preferito, il 2x2. No dai, scherzo, io odio il 2x2 e non mi alleno mai. L'unico motivo per cui mi sono iscritta a questa gara è per allenarmi a reagire alle risoluzioni, per apprezzare anche i piccoli momenti nel modo giusto, insomma. Infatti, nonostante i tempi fossero più alti di quelli del campione italiano di 3x3, ho esultato. Che è successo? Ho sbagliato delle cose. Però alla fine ho fatto un 3, che comunque ci sta, no? Ok, abbiamo capito che io non posso diventare campionessa italiana di cubo di Rubik. Ma come si fa allora a diventare campione italiana di cubo di Rubik? Dato che sono venuta apposta ai campionati italiani, devo scoprirlo e durante questa gara lo scoprirò chiedendo a chiunque possa darmi una risposta. Prima però bisogna dare priorità alle cose importanti. Per ricaricarci per le gare del pomeriggio siamo a pranzo e guardate chi c'è. Ciao, a pranzo con noi. Sono arrivato. È comparso Hyde. Sono arrivato a vincere i campionati. E con la pancia piena posso finalmente dedicarmi alla mia vera missione, ovvero scoprire come si fa a diventare campioni italiani di cubo di Rubik prima della fine delle gare. Cioè, tu vuoi sapere da me la formula magica per diventare campione italiano? E magari il prossimo anno, cioè in realtà ho ancora un secondo turno di 3x3, quindi magari... Quindi è possibile, da qui a un'oretta si può fare. Allora, secondo me ti serve una macchina del tempo. Può venirti con l'aiuto. Iniziare quando avevo 5 anni. Iniziare quando avevi 5 anni, avere una pandemia di mezzo dove studiare, esatto, per 2 anni. Hai magari... visto cosa è successo in questi 2 sì. anni, no? Sono apparsi tipo. E magari nascere in Cina può aiutare. Può aiutare tantissimo, cavolo. Tu lo sai come si fa a diventare campione italiano di cubo di Rubik? Certo, però mica te lo posso dire davanti a tutti, se no diventa tutti campioni, scusa. In privato, dopo, no? Ok, la sfida è rimontare il cubo il più velocemente possibile. Vediamo quanto ci metto. E chissà, magari è questa la tecnica segreta per diventare campionessa italiana di cubo di Rubik. Vabbè, poteva andare meglio. 1 minuto e 47. Ok, questo sicuramente non è il modo giusto per diventare campione italiano. No, allora, c'è un modo, anche abbastanza semplice. E lo puoi anche fare adesso, eh. Vai da un delegato, gli dici di squalificare tutti, tranne te ovviamente, e per punto. Quella è una bella soluzione effettivamente. Rapida, indolore
e funziona, funziona ancora, eh. Sono con Marco Giordano, oltre che uno youtuber è anche uno speedcuber fortissimo, è stato campione italiano di cubo 2x2 nel 2021. Secondo te come si diventa campione italiano di cubo di Rubik? Si deve fare solo una cosa, andare tranquilli. Allora, innanzitutto devi avere la capacità, ma quello è l'allenamento. Sì. Quando c'hai la capacità e se sai che puoi vincere, vai tranquillo, risolvi lentamente, devi essere sicuro di non fare errori e se gli altri sbagliano, perché gli altri sbagliano, vinci. Cioè, puntare sul fatto che gli altri... Non puntare sul fatto che gli altri sbagliano, puntare sul non sbagliare. Perché più che sul fare bene, bisogna puntare in finale degli C, non sbagliare. È la cosa più importante. No, dai, io penso che ci siano una quantità di fattori... Dove non basta l'allenamento. Sì, anche il talento, un pochino, però alla fine per chi vince è anche talento. Dai. Assolutamente sì, perché io penso che con l'allenamento si possa arrivare a 10-12 un po' tutti. Se non si allena tutti i giorni. Sì, anche, anche sotto i 10 secondo me se provi ad alleni tanto. Però fare 6-5... No. E dopo tutti questi consigli posso finalmente vincere la prossima gara, il cubo 4x4. Ma per rimanere con i piedi per terra, diciamo che per ora l'obiettivo è semplicemente passare al secondo round. La cosa più importante che ho imparato è girare piano piano e non sbagliare. E infatti alla prima delle 5 risoluzioni mi è quasi esploso il cubo. No. No. Ah? Ma no, due tentativi. Non ci posso credere. Mi è esploso il cubo, era un buon tempo. Se non faccio un tempo buono adesso non posso neanche finire la media, perché c'è una cosa che si chiama cut off e praticamente se tu non fai sotto i 55 secondi nelle prime due risoluzioni non puoi neanche continuare. Quindi io rischio di non continuare se mi va male anche la seconda. Cioè, vi rendete conto che io la mia miglior media è sotto i 40 secondi? E per fortuna il cut-off l'ho superato. Però ho comunque continuato in modo a dir poco disastroso. Un disastro, una sconfitta, una disfatta, terribile. Alla fine ho finito abbastanza bene. La cosa bella è che comunque il mio obiettivo l'ho raggiunto, perché sono passata per fortuna al secondo round, quindi speriamo che domani vada un po' meglio. Anche oggi andrò alla ricerca di qualcuno che possa risolvere questo cubo in meno di 10 secondi per ottenere il premio all'interno. Vediamo se oggi qualcuno ce la fa. 3, 2, 1, vai. E questa volta ho deciso di chiedere a due ragazze fortissime, addirittura più forti di me. È dura con questo cubo. Però purtroppo anche loro hanno fallito. Ah, peccato. No, quasi. Brutto. Nel frattempo mi sto riscaldando per la prossima gara, che sarebbe il cubo con una mano, e accanto a me mi sto riscaldando insieme alla campionessa europea, perché ovviamente siamo allo stesso livello. Non è vero, scherzavo. Ed è proprio in questo momento che mi è venuta un'idea geniale, appunto per distrarmi dal riscaldamento per la gara. Allora, incredibile ma vero, sono con la ragazza più forte in Italia e la ragazza più forte in Francia, nonché terza ragazza più forte al mondo. Si sfideranno, vediamo chi vince. 3, 2, 1, vai! Dai, è giusto! Ma ora basta con le distrazioni, è arrivato il momento di gareggiare con il cubo a una mano sola. Sperando che la campionessa europea mi abbia trasmesso qualcosa, in qualche modo. Se non fossi stata impedita a fare il PLL, mi avessi battuto. Hai cominciato il PLL e quindi sono... L'obiettivo questa volta è arrivare in finale. Record personale da battere, 18.10 secondi di media. Vi rendete conto che sono andata bene col cubo a una mano, ho fatto 20 secondi e comunque sono arrivata a 40esima, cioè io speravo di arrivare in finale. Terribile, cioè sono forte per i miei standard, sono scarsa rispetto a tutti gli altri. Dobbiamo parlare piano perché è il momento del blind, ovvero il cubo da bendato, ovviamente Delfin lo fa, speriamo che passi alla finale. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Ma in tutto questo, non vi siete chiesti come vengono mischiati i cubi per assicurarsi che tutti gareggino alla pari? No? Beh, io ve lo mostro lo stesso. In pratica sto seguendo queste mosse per mischiare i cubi al meglio. Ovviamente è molto importante controllare che sia giusto dal disegno.
E alla fine questa lunghissima giornata si è conclusa con un torneo non ufficiale dove i migliori 16 speedcuber in Italia si sono sfidati tra di loro. Ovviamente io non ho partecipato, ma ero soltanto una spettatrice. Insomma, ci sto ancora lavorando a questa cosa di diventare campionessa italiana. Ebbene, il vincitore della sfida è stato Valerio Locatelli, attuale campione italiano di Cubo di Rubik 2022. Sarà lui il campione italiano anche quest'anno? E soprattutto, potrà spiegarmi come diventare campionessa italiana? Beh, lo scopriremo domani. Buongiorno, sono le 7:30 del mattino, è il momento di fare colazione e poi comincerò subito a gareggiare. Non so come farò a gareggiare a quest'ora della mattina, però ci proviamo. Ma la domanda è, secondo voi, quale sarà la colazione perfetta per diventare campioni italiani? Sicuramente io non posso dirvelo. Anche oggi sono arrivata alla gara per il terzo giorno di gare. Oggi è un giorno molto importante perché ci saranno tutte le finali. Anch'io ho una finale da fare che sarà quella del 5x5. Come vedete qua dietro tutti si stanno riscaldando perché fra poco comincia la gara, anche la mia gara, quindi vado a riscaldarmi anche io. Anche se devo gareggiare veramente fra pochissimo. E per gareggiare il primo step è appunto risolvere il cubo, perché ovviamente non si può consegnare mischiato. Mi sono scordata di risolvere il cubo. Secondo step, trovare il foglietto con il proprio nome. Come sono? Insomma, non è che iniziamo proprio benissimo. A questo punto non solo ero stanca, ma ero tantissimo in ansia. Volevo veramente andare bene e volevo dimostrare a tutti, specialmente a voi che mi seguite, che posso fare di meglio. Eppure è arrivato il primo imprevisto, il sole. Il sole negli occhi è sicuramente una delle cose peggiori che possa capitare a uno speedcuber che sta cercando di dare il massimo. Eppure io ho sottovalutato il problema pensando di potercela fare. E non è stato così, per niente. Alla fine della prima risoluzione ero veramente veramente distrutta. Secondo me è impossibile gareggiare questo sole. Grossissimo problema di questo round, c'è il sole in faccia a tutti i partecipanti. Veramente difficile vedere il cubo. A questo punto ho cercato di recuperare con le altre 4 risoluzioni. Meglio di prima. Ma diciamo che non è andata proprio come previsto. E una risoluzione dopo l'altra mi sentivo sempre più triste e demoralizzata. Come se avessi deluso me stessa in primis e poi tutti coloro che mi seguono. Com'è andata? Male. Male, male? Male. Sono veramente, veramente delusa perché non sono passata alla semifinale. Ho fatto 12 alto di media, che per me è veramente veramente brutto, e devo dire che è andato tutto male, un po' per il sole, un po' perché sono io che non sono abbastanza brava e che durante la gara mi viene una tensione assurda e non riesco a fare minimamente i tempi che potrei. Penso che sia un problema di tanti, ma altri invece riescono a gestire benissimo la tensione. Sono veramente molto delusa, però ho ancora alcune gare da fare oggi, quindi speriamo che vadano meglio quelle. Ma nonostante questo fallimento che mi ha veramente lasciata triste e con l'amaro in bocca, volevo comunque portare avanti la mia missione principale, ovvero scoprire come diventare campionessa italiana. E questa volta dovevo chiederlo ai veri campioni italiani. Del resto avevo ancora qualche gara da fare, no? Sono con Luca Brasini, oltre che un mio grande amico, è campione italiano di cubo 6x6 e 7x7. Come si fa a diventare campione di cubo di Rubik? Allora, in poche parole, allenarsi tanto, ma soprattutto sperare che gli altri sbaglino. Molti mi hanno dato questa risposta. Allora, sicuramente bisogna allenarsi molto e anche essere sempre pronti a imparare nuove cose, però in realtà forse la cosa più importante è avere la botta di culo in finale. Soprattutto a Ichi, che comunque c'è tanta ansia. Beh, prima prendi un evento che nessun altro italiano fa. Poi quando arriva altra gente, miracoli. È arrivato il momento di gareggiare nel cubo 4x4. Sinceramente non ho grandi obiettivi perché dopo la delusione del 3x3 non ho grandi speranze, anche perché il primo round è andato malissimo. Però diciamo l'obiettivo è fare tempi decenti. E per tempi decenti si intende che la media da battere è di 39.74 secondi. Ma sinceramente ho iniziato a gareggiare con zero aspettative. Eppure mi sentivo veloce e ho iniziato abbastanza bene. Vedevo i pezzi, giravo bene le dita e non facevo quasi nessuna pausa. Ed è alla seconda risoluzione che è successa veramente una cosa incredibile. Infatti ho battuto il mio record singolo personale, imbattuto dal 2019, con un tempo di ben 33.34 secondi. Ero così felice che ho riguadagnato la speranza e il mio nuovo obiettivo era quindi arrivare in finale. Del resto dovevo solo seguire i consigli dei campioni, ovvero sperare che tutti gli altri andassero peggio.
Pensavo che in questa gara sarebbe andato tutto male e invece adesso ho fatto il mio miglior tempo singolo di 4x4 33. Assurdo, sono strafelice, però adesso dobbiamo scoprire se sono in finale al 4x4 o no, perché potrei essere lì lì, quindi lo scopriremo ora. Delfin sta già guardando i risultati. No! Sono l'ultima qualificata in finale! Incredibile! Allora, incredibile ma vero, sono con Aed che è venuto ai campionati italiani per la prima volta, tra l'altro i campionati più belli, quindi sei fortunato. Bravo! No, tra l'altro stranumerosi. Sì, bellissimo. 100 persone, cioè pieno. Come ti sono sembrati i tuoi primi campionati italiani? Allora, sono arrivato terzo nel 3x3. No. Sono sembrati, come mi sono sembrati, alcune persone che gareggiano le conosco bene e quindi insomma il clima è bello, il clima è sano, bello, divertente e mi stanno piacendo parecchio. Pazzesco. Cioè mi caso, a volte sono in tensione anch'io quando partecipo. Esatto. Infatti. A questo punto mi sono ricordata che mancava ancora un'ultima persona a cui dovevo assolutamente sottoporre la mia sfida, ovvero il partecipante più forte a questa gara. Ok, 3, 2, 1, vai. Lui si chiama Vincenzo e viene dal Brasile. Ebbene sì, forse vi sembrerà strano, ma non è italiano. Ce la farà lui a risolvere il cubo con la sorpresa in meno di 10 secondi? Ok, non so come, ma ha veramente distrutto questa sfida con un tempo di 8 secondi con il minimo sforzo. Però prendere il premio è stato un po' più difficile. Ok. Grazie mille. Dietro di me sta per iniziare la finale di cubo 2x2, evento difficilissimo perché un minimissimo errore può costarti il podio oppure il titolo di campione. Vediamo come vanno i partecipanti più forti d'Italia. È arrivato il momento di fare la mia prima finale di questi campionati italiani. Sono stra emozionata perché amo fare le finali, soprattutto perché invece di spostarti tutte le volte stai sempre seduto in un punto e ti puoi concentrare molto di più. Comunque ansia perché è una finale e tutti ti guardano. Però i campioni devono fare proprio questo. Per prima cosa devono gestire la tensione e poi sperare che appunto gli altri sbaglino. Io però penso di essermi persa un po' di passaggi tra tutti i consigli che ho ricevuto in quei giorni e infatti ho finito per essere io quella che ha sbagliato, scordandomi di finire addirittura l'ultima mossa nella prima risoluzione. Che figata ragazzi, gareggiare a una finale di campionati italiani è veramente emozionante. I tempi erano anche decenti, ma purtroppo non abbastanza per diventare campionessa italiana. Tanto che anche il giudice alla fine non sembrava proprio convintissimo. I tempi non sono dei migliori, infatti sono arrivata 20ª, quindi ultima fra i partecipanti alla finale, ma comunque non sono triste perché appunto partecipare alla finale è comunque una figata. E adesso mi rimane l'ultima mia gara di questi campionati italiani, che è il cubo 4x4 finale, fighissimo. Guarda, mi hanno regalato un disegno, cioè bellissimo, questo va direttamente nello sfondo dei miei video. Sto andando a gareggiare la finale di cubo 4x4, sono stra felice di essere in finale, cioè non vedo l'ora, anche se sono già molto molto in ansia perché come sapete la finale ai campionati italiani è veramente la cosa più importante. Sono stracontenta perché io adoro il cubo 4x4 ed è la mia seconda finale dei campionati italiani. Speriamo che vada bene, ma in generale sarò contentissima di essere semplicemente in finale. Finito la finale di 4x4, sono contenta anche se indovina in che posizione sono arrivata. Penso l'ultima. Grazie della fiducia. Comunque sì, sono arrivata ultima, cioè ultima vuol dire 20ª su 20 partecipanti alla finale, però sono comunque 20ª in Italia, quindi ci sta perché è una finale dei campionati italiani, vi ricordo. E la media è anche buona perché ci ho messo 42 secondi e soprattutto ho fatto un tempo di 34, cioè vi rendete conto, 34 e prima 33, quindi vuol dire che sono fortissima, quindi sono già soddisfatta perché io adoro gareggiare in finale, sono già contenta così. Sta per iniziare la finale più importante di tutte, la finale di cubo 3x3, c'è un sacco di gente dietro di noi, siamo in prima fila per guardate filmare. Guardate quanti sono! Secondo te chi vince? Secondo me vince Valerio, dai. Valerio. Okay, secondo me la classifica sarà questa: Valerio, Daniel, Giacomo. Sono con Davide, il vice campione di 3x3 in carica, quindi fortissimo.
Quindi secondo te come si fa a diventare campione italiano? Allora, per diventare campione italiano bisogna allenarsi tantissimo, ovviamente, e quindi diciamo sapere mentalmente che puoi farcela, ok? È un grande vantaggio. Cioè essere sicuri di sé è molto importante. Assolutamente sì, e poi ovviamente gestire bene le emozioni durante il round finale. Eppure non è semplice gestire le emozioni e il livello quest'anno è veramente altissimo. Infatti Davide con una media di 8 secondi.78 si è classificato soltanto nono. Sono con Valerio, il campione italiano di cubo di Rubik 3x3 per 2 anni di fila. Quest'anno possiamo dire che sei anche il favorito per vincere. Secondo te come si fa a diventare campione italiano di cubo di Rubik? Allora, non ci sono regole generali, però direi che ci vuole molta dedizione e soprattutto motivazione, e poi a livello pratico costanza nell'allenamento. Con Daniel, l'anno scorso è arrivato terzo ai campionati italiani, però è uno dei più forti in Italia, sicuramente uno dei favoriti per il podio, tantissimi puntano su di lui, quindi voglio chiederti anche a te come si fa a diventare campione italiano di cubo di Rubik. Beh, sicuramente il fattore principale è saper gestire la tensione della finale, però anche il fatto di allenarsi molto a casa, soprattutto anche simulando questa finale, per riuscire a, diciamo, immedesimarsi in questo momento. Cosa che io non ho fatto ed ecco perché non sono diventata campionessa italiana. Sono con Giacomo, Daniele Cro, fortissimo, record italiano di 4x4, uno dei favoriti per il podio nel 3x3, quindi magari lui mi può spiegare come si fa a diventare campione italiano. Allora, diciamo che non sono mai stato campione italiano in nessun evento, però secondo me l'importante è credere in se stessi e pensare che anche se si sbaglia tutti possono sbagliare. Quindi credere in se stessi e provarci fino alla fine e dare il meglio di sé e restando concentrati. E purtroppo può capitare a tutti di sbagliare, anche ai migliori. Infatti Giacomo non è riuscito ad arrivare a podio e nonostante la sua media di 7 secondi e 99 è arrivato soltanto quarto. Tu pensi di vincere? Sono fiducioso. Vedremo. Eppure alla fine, se c'è una cosa che ho veramente imparato in questi 3 giorni, è che non importa se per una volta sbagli, se deludi le tue aspettative, se non raggiungi tutti gli obiettivi che ti eri prefissato. Il motivo per cui veniamo qua, per cui ci raduniamo da tutta Italia per partecipare a questa gara, per cui siamo così appassionati a questo sport, è che nello speed cubing non importa quanti anni hai, da dove vieni o se sei maschio o femmina. L'unica cosa che importa è la passione che hai per lo speed cubing, e se hai quella troverai persone fantastiche con cui condividere alcuni dei momenti che ti rimarranno per sempre impressi tra i ricordi più belli. Ma quindi, ce lo dici chi ha vinto oppure no? Beh, un attimo, ora ve lo dico, lo so che aspettavate soltanto quello. Beh, al di là di tutte le aspettative, il terzo classificato è stato Flavio Rimi con una media di 7.68 secondi. Secondo classificato è stato Daniel Sartori, il favorito di moltissimi. E rullo di tamburi, primo classificato, come effettivamente tutti noi ci aspettavamo, Valerio Locatelli. Valerio, Valerio,